dal ristorante Franco del porto turistico di Pescara, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati al nostro programma che oggi torna ad incontrare piacevolmente e con grande interesse il primo cittadino, l'avvocato Carlo Masci, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino firmato Zaccagnini a questo nostro incontro. Cine, un piacere, sindaco. Un locale che spesso e volentieri ospita la nostra produzione televisiva, fiore all'occhiello non solo della città di Pescara ma dell'intera regione Abruzzo, dove si mangia il buon pesce fresco del mare Adriatico sia ora di pranzo che ora di cena. Tanta gente, anche oggi un locale pieno in ogni ordine di posto, e questo non può che farci immensamente piacere. Noi continuiamo a rispettare le distanze, come vedete amici da casa, distanze rispettate perché purtroppo la pandemia non è andata completamente via, però ci stiamo abituando perché fa un gran caldo, è scoppiata l'estate, però io salutando il sindaco e augurando buon appetito al sindaco, d'altra parte conosciamo bene le preferenze alimentari e le esigenze alimentari del primo cittadino. Dicevo, è scoppiata l'estate, però io vorrei partire da un fatto di cronaca che ci inorgoglisce, sindaco, perché per il secondo anno consecutivo Pescara è bandiera blu. Una città così grande, una città davvero così complicata, riesce ad ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu. Vuol dire un certificato di garanzia. Lei è orgoglioso, sindaco? Come si sente? Sì, devo dire che la bandiera blu mi ha riempito di orgoglio perché era totalmente inaspettata. In questi giorni su Facebook mi stanno ricomparendo le immagini della campagna elettorale di 3 anni fa, perché come? Proprio oggi 3 anni fa si è votato, e mi ricompaiono i filmati in cui io dicevo Pescara diventerà bandiera blu. E nessuno ci credeva. Qualcuno la prendeva addirittura per pazzo, per qualcuno folle. Qualcuno mi prendeva in giro, diceva che ero un visionario folle a immaginare che Pescara potesse avere la bandiera blu. Ma anche perché erano i tempi del divieto di balneazione, sì, di lunghi, sì, tratti di spiaggia di purtroppo Pescara. Purtroppo Pescara ha vissuto per diversi anni il divieto di balneazione, e quando io mi sono insediato noi rischiavamo di avere il divieto di balneazione permanente. Poi ricordo che andammo a Roma al Ministero, io e Lorenzo Sospiri, proprio a trattare questo argomento per evitare che si potesse rovinare Pescara per sempre, e devo dire che la nostra interlocuzione in cui chiedemmo al Ministero fate i controlli adesso e verificate adesso qual è la condizione dell'acqua in modo da poter prendere le decisioni a bocce ferme, non pensando a quello che era successo in passato, abbiamo convinto il Ministero, i tecnici, e da allora è iniziata una progressione naturale che ci ha portato da subito verso la bandiera blu, perché noi abbiamo fatto la domanda della bandiera blu a fine 2000, all'inizio del 2020, e l'abbiamo ottenuta nel 2021, cioè l'anno dopo l'anno successivo, certo, nel senso che abbiamo avuto immediatamente la bandiera blu. Una cosa quasi impossibile era, perché mi avevano detto che la prima volta che si fa la domanda in genere non si ottiene la bandiera blu. Invece quando sono venuti gli esperti della fondazione che assegnava la bandiera blu e hanno visto la nostra città, un mare bellissimo, pulito, perché i dati ci si sono innamorati anche loro di Pescara. Sì, hanno visto questa spiaggia bianchissima, 10 km di spiaggia, un'organizzazione di stabilimenti balneari eccezionale, all'avanguardia non in Italia, in Europa, e hanno detto ma questa città dove la tenevate nascosta? Perché adesso solo fate la domanda per la bandiera blu? Ovviamente io non ho detto loro, ma avevamo fino a qualche tempo fa il mare inquinato, anche se poi loro hanno visto, certo, i dati, hanno visto perché, il passato, perché hanno dovuto verificare il passato, certo, per controllare se fosse tutto a posto, e ce l'hanno assegnato immediatamente. Quest'anno, quando è tornato nuovamente il presidente della Fondazione della Bandiera Blu, è rimasto ancora una volta piacevolmente sorpreso, perché non solo ha detto questa città è bellissima, ma ha detto anche questa città fa sempre passi avanti. Peccato che non ha fatto in tempo a fare il bagno, lo farà magari nei prossimi giorni. Lo farà certamente, anche se quando è venuto il tempo era bello, ma poi questa cosa unica, suggestiva, affascinante, che noi guardiamo il mare e vediamo il cielo azzurro e il mare blu, poi ci giriamo, guardiamo le montagne e ci vediamo la neve, perché sulla Maiella c'è ancora la neve.
Nei giorni scorsi, domenica scorsa, abbiamo avuto tante manifestazioni in città, compresa sotto costa qui al porto turistico. Pescara pullula di iniziative. Una delle manifestazioni era il campionato nazionale di SAP, quella tavola, certo, a remi. Sono venuti da tutta Italia e questi ragazzi che erano in mare poi guardavano verso la costa, guardavano le montagne e vedevano la neve, e io gioivo dicendo loro: ragazzi, voi la mattina potete sciare sulla Maiella a 40 minuti da Pescara e il pomeriggio potete venire a fare la tavola, il SUP qui sul mare. Una cosa unica al mondo, non esiste da nessuna parte, forse solo a Taormina, perché c'è l'Etna e c'è Taormina. Quindi noi abbiamo delle caratteristiche uniche, incredibili, che dobbiamo giocarci bene. Evidentemente io conoscevo bene quali erano le potenzialità di questa città quando ho chiesto la bandiera blu. Quando parla di Pescara le luccicano gli occhi. Sindaco, lei è innamorato della città dove vive e risiede? Ogni tanto mi commuovo pure. Sì, si sa. Sì, sono innamorato di questa città perché questa è una città dove si vive bene, dove tutti quelli che vengono dicono che si sta bene ed è bellissima. Tante volte forse noi pescaresi non ci rendiamo conto della ricchezza che abbiamo, incredibile, ma oggi noi siamo qui. Io fino adesso ho lavorato, vengo al porto turistico in un ristorante bellissimo, pieno di gente che sembra stare in vacanza, ma sono tutti quanti al lavoro, hanno lavorato, adesso vengono qui con le barche, il mare meraviglioso, e tornano al lavoro nel pomeriggio. Che cosa possiamo chiedere di più come città? Che poi Pescara è davvero una città dalle mille sfaccettature, e la bandiera blu non vuol dire soltanto mare pulito, ma vuol dire tanti servizi all'avanguardia che hanno contraddistinto Pescara a livello nazionale. È proprio così, perché ci vogliono molti, molti, molti parametri per ottenere la bandiera blu. Uno di questi è il mare pulito, è la spiaggia organizzata, ma ci sono anche 40 km di piste ciclabili in questa città, c'è una sostenibilità ambientale elevata, ci sono 64 parchi a Pescara, noi ce lo dimentichiamo spesso, ma mi piace dirlo questo numero, 64 parchi, tutti quanti curati, tutti belli, al servizio della città, delle mamme, dei bambini, delle persone anziane che cercano refrigerio. Alla faccia di chi parla di cementificazione, dell'opposizione che continua a sostenere che Pescara è una città cementificata all'inverosimile. Questa città è una città che ha una densità abitativa notevolissima. Noi siamo la 14ª città d'Italia come densità abitativa, però abbiamo anche siamo un piccolo territorio, Pescara ha poco più di 30 km quadrati, Montesilvano è più grande come territorio, Spoltore è ancora più grande come territorio, però abbiamo saputo costruire una città a misura d'uomo, dove si vive bene. In questi giorni è uscita una statistica molto importante riportata dal Sole 24 Ore. Risulta Pescara essere la città più attrattiva d'Italia con dati 2021, perché la differenza tra i 65.000 abitanti e i 250.000 abitanti, la città più attrattiva d'Italia. Perché? Perché la differenza tra i nuovi residenti e quelli che sono andati via è la migliore d'Italia. E noi scaliamo le classifiche in ogni situazione. Oggi, per esempio, ho postato su Facebook la foto del ponte dell'asse attrezzato, lo abbiamo chiuso l'altro ieri, sì. Abbiamo avuto qualche piccolo disagio, tanti problemi per qualche ora, ma disagi inevitabili e sopportabili. Ma perché sì, l'abbiamo chiuso l'asse attrezzato? Perché abbiamo messo sul ponte una sensoristica per controllare la staticità del ponte. Ecco, sulla sensoristica noi siamo l'ottava città d'Italia come sensoristica, abbiamo fatto dei passi da gigante, come sulla digitalizzazione, oramai stiamo scalando le classifiche, siamo quasi ai primi posti, ma la cosa bella è che noi abbiamo coinvolto la città, abbiamo coinvolto i cittadini. È il processo naturale, per esempio, di trasformazione della mobilità in questa città. Noi abbiamo lanciato una sfida, che è una sfida epocale, come dice Papa Francesco. Oggi non ci troviamo in un'epoca di cambiamenti, siamo al cambiamento di un'epoca, dobbiamo capirlo. Quindi tante volte le scelte che si fanno perché noi siamo costretti a fare scelte futura, in prospettiva, certo, futura, perché non ci sono alternative. Quando parliamo di corsie preferenziali in questa città,
ci sono sempre molte polemiche sul traffico, ma ci sono non da oggi, da 25 anni, da quando abbiamo cominciato a fare le isole pedonali a Pescara. Io ricordo 25 anni fa, quando facevo le isole pedonali, le vie del centro, ce l'avevano tutti quanti con me, poi sono risultato sempre più votato in assoluto. Ma oggi, se qualcuno provasse a levare quelle bellissime isole pedonali che abbiamo a Pescara, la città si rivolterebbe, perché è bellissima quell'isola pedonale. Oggi abbiamo il processo, abbiamo poi fatto le piste ciclabili, le corsie ciclabili, adesso dobbiamo fare le corsie preferenziali, perché dobbiamo favorire il mezzo pubblico, perché noi non ci possiamo più permettere di essere una città dove entrano 120.000 macchine al giorno. Cioè, noi abbiamo 120.000 abitanti e a Pescara entrano 120.000 macchine al giorno, un numero incredibile, ma lo abbiamo visto, è bastato chiudere per qualche ora l'asse attrezzato per trovarci una città avvolta dal caos, perché ci sono troppe macchine. Quindi dobbiamo favorire la mobilità alternativa, la mobilità ciclistica, la mobilità con i monopattini, la mobilità con il mezzo pubblico. I cittadini di Pescara e di Montesilvano e di Spoltore e delle città limitrofe devono avere la possibilità di girare su Pescara con un mezzo pubblico che sia competitivo con il mezzo privato. Non devono cercare parcheggio, possono stare tranquilli, non si stressano in mezzo al traffico. Questo è il processo naturale e questo faremo, perché bisogna farlo, perché nelle città civili così ci si muove. Ottavo posto per Pescara anche per la mobilità sostenibile a livello nazionale. Questo è un grande risultato anche alla luce dei pochi anni con cui Pescara si è cimentata con questa nuova sfida, una sfida a livello sociale innanzitutto. Sì, per esempio anche sui monopattini si è molto discusso, perché ogni cosa nuova comporta delle criticità, delle situazioni difficili. Però un altro dato che è uscito è che Pescara è la città in percentuale che usa più monopattini in assoluto. Quindi vuol dire che noi abbiamo introdotto un servizio che la gente ha utilizzato, che soprattutto i ragazzi hanno utilizzato, quelli che non avevano la macchina, quelli che non hanno la motocicletta, hanno avuto un mezzo di trasporto per muoversi in questa città comodissimo e facilissimo. Tant'è che Pescara è il risultato della città in cui i monopattini si usano di più. Quindi un servizio abbiamo dato a questa città, al di là delle critiche, che la gente cerca, perché poi ne ha usufruito. Così adesso abbiamo fatto la nuova Clara sui monopattini e abbiamo inserito anche, insieme ai monopattini, perché già ci sono, però erano due situazioni diverse, le biciclette elettriche. Monopattini, biciclette elettriche, motocicli elettrici. 1.000 mezzi che saranno inseriti a Pescara, che per la mobilità light, avremo la possibilità di avere l'abbonamento a 20 euro al mese. Cioè, in questa città i ragazzi si potranno muovere pagando 20 euro al mese senza dover spendere nulla, ma non solo i ragazzi, anche chiunque, perché la bicicletta elettrica la utilizzano tutti quanti, anche dai colli, tant'è che adesso noi stiamo organizzandoci per fare piste ciclabili anche sui colli, per collegare i colli al centro, perché la mobilità va verso quella direzione e noi dobbiamo fornire servizi, e questi servizi in questa città vengono utilizzati, perché se non fossero utilizzati allora potremmo dire che non funzionano, ma vengono utilizzati, siamo la città che utilizza di più questi servizi, vuol dire che abbiamo indovinato a prendere questa strada, perché la città questo richiedeva. Insomma, Pescara sempre più green. Ma a proposito di sfide, un'altra sfida è sul coraggio di questa amministrazione comunale, sindaco Carlo Masci, perché se ne è discusso, se ne è parlato anche in consiglio comunale, finalmente va avanti il progetto legato al ferro di cavallo, all'abbattimento, alla riqualificazione di un intero quartiere, un quartiere che ha fatto discutere anche a livello nazionale. Lei non solo ci ha messo la faccia, sindaco Carlo Masci, ma ha agito subito, ci sarà davvero nuova vita, malgrado le polemiche anche qui che ci sono state. Ma anche su questo, chi poteva mai immaginare che avremmo discusso dell'abbattimento del ferro di cavallo? Nessuno lo aveva mai detto, ma nessuno lo aveva mai neanche pensato, tanto la sfida era impossibile. Abbiamo assistito negli anni alle cronache di Striscia la Notizia in cui Brumotti veniva picchiato da quelli che erano nel ferro di cavallo. Quindi il ferro di cavallo, e non solo Brumotti, come... Brumotti oppure Rai 2, tutti quelli che sono andati al ferro di cavallo sono stati cacciati via in malo modo da quelli che ci vivevano, e che ovviamente cacciati creavano, via, ma ci hanno preso pure le botte, creavano e creano grande disagio in questa città. Quindi la scelta è stata una scelta radicale. Io e il presidente Marsilio, insieme al presidente Sospiri, siamo andati al ferro di cavallo e abbiamo detto ai cittadini: noi vi libereremo da questo cancro, noi questo cancro lo abbatteremo, lo sconfiggeremo.
e ci siamo mossi. Come ci siamo mossi? È stata cambiata la legge regionale in modo da poter mettere fuori da quegli alloggi quelli che non avevano diritto all'alloggio perché casomai delinquevano e avevano fedine penali compromesse. Di dubbia moralità, diciamo così. Abbiamo poi detto all'Ater, che aveva 100 appartamenti a Pescara chiusi nel degrado senza controllo, di ristrutturare quegli appartamenti in modo da poter trasferire quelli che vivevano nel ferro di cavallo, nel dramma assoluto, e che avevano diritto ad avere l'alloggio, che non potevano parlare neanche al ferro di cavallo, e noi li abbiamo trasferiti, li stiamo trasferendo, già ne abbiamo trasferiti una cinquantina e ne dovremo trasferire un'altra trentina. E quindi abbiamo risanato 100 alloggi a Pescara con l'Ater e ci abbiamo trasferito quelli che avevano titolo del ferro di cavallo. Poi abbiamo sfrattato quelli che non avevano titolo e stiamo completando lo sfratto. Nel giro di un paio di mesi avremo liberato totalmente il ferro di cavallo e poi potremo procedere all'abbattimento, cosa impensabile fino a qualche anno fa. È vero. Noi abbiamo lanciato la sfida, l'abbiamo raccolta e la vinceremo questa sfida a favore della città di Pescara. Nessuno potrà più dire in televisione: a Pescara c'è il ferro di cavallo che è un grumo di delinquenza. Nessuno lo potrà più dire. Però ci dica la verità e ci faccia una confidenza, sindaco Maci: non ha mai avuto neanche un po' di paura nel fare tutto quello che ha fatto? Io penso che quando una persona si comporta correttamente, fa le scelte giuste, non deve avere paura. Ma parliamo del ferro di cavallo. Io faccio quello che è giusto fare per la città, i cittadini lo sanno, i processi amministrativi li porto avanti e cerco di raggiungere i risultati, perché poi i sindaci si misurano sui risultati. Per esempio, poi la gente dimentica, ma ci ricordiamo all'ex Enaip nella zona nord quei fabbricati abbandonati dove dentro c'era di tutto, c'era? Sì. Adesso c'è un bel parcheggio a disposizione di coloro che vanno al mare, tutto pulito, tutto bello, la gente dimentica di quello che c'era fino a 2 anni fa, però è cambiato tutto oggi lì. Abbiamo per esempio 350 posti auto in più a disposizione della nostra spiaggia, quindi un servizio importante. Nei prossimi giorni andranno a terra i 3 palazzi di Via Lago di Borgiano che sono vuoti da 10 anni per il terremoto, perché avevano problemi statici. Fra qualche giorno andranno a terra, io andrò con la benna a dare il primo colpo di benna, come ho già fatto per la strada pendolo quando abbiamo eliminato quell'altro grumo di degrado che c'era sulla Tiburtina, proprio in corrispondenza di Via Lago di Capestrano. E adesso sta sorgendo la strada pendolo, fra 15 giorni l'inauguriamo, ma già i cittadini lo stanno vedendo quello che si è fatto. E sulle palazzine di Via Lazio a Montesilvano, perché anche qui c'entra il comune, ecco, di Pescara. Noi ci preoccupiamo pure di Montesilvano, non solo di Pescara. Via Lazio è un altro cancro di questa volta di Montesilvano, dove ci sono però degli alloggi che sono di proprietà del Comune di Pescara. Circa il 50% di quegli alloggi sono di proprietà del Comune di Pescara, un po' meno del 50%. C'è un degrado assoluto, c'era un degrado assoluto, anche lì abbiamo liberato tutto. Credo che dovremo mettere fuori un altro paio di persone e l'avremo liberato completamente. Quando sarà liberato ci ragioneremo con i proprietari e con il Comune di Montesilvano per dare la destinazione che merita a quello spazio, perché quell'immobile è proprio a ridosso della Stella Maris, nella zona turistica di Montesilvano, vicino al mare, non ci può stare quello scandalo, e a Montesilvano se lo dobbiamo abbattere lo abbattiamo lo stesso. Bene così, insomma, lei è un sindaco del fare, Carlo Maci, però ci sono sempre i problemi legati a questo debito da rientrare, i 12 milioni di euro, voi siete stati anche a Roma a cercare una soluzione, questi 12 milioni non fanno dormire, però sono tranquilli. Sì, noi come tutti sanno abbiamo un debito piano ereditato, di rientro, sì. Abbiamo un piano di rientro che è stato realizzato nei termini amministrativi nel 2015. Quel piano prevedeva che il Comune di Pescara dovesse restituire la somma che aveva avuto per pagare i debiti entro 30 anni.
la sentenza della Corte Costituzionale, che non riguardava Pescara ma riguardava Napoli, ha stabilito che 30 anni per la restituzione sono troppi, ma che bisognava ridurlo a 10 anni e chiunque si dovesse trovare a dover pagare un debito che poteva restituire in 30 anni, in 10 anni si troverebbe in grande difficoltà. Io ho lanciato un allarme pubblico, trasparente, ho detto a tutti che il Comune di Pescara non avrebbe potuto pagare 15 milioni di euro in due giorni o in pochi giorni, e che bisognava trovare una soluzione. Sono andato a Roma, sono andato a parlare al Ministero delle Finanze e ho molta fiducia che la situazione comunque possa rientrare per buona parte. Aspettiamo dei dati in questi giorni, spero di poter dare l'annuncio ufficiale che la situazione è risolta quasi completamente, che quindi possiamo continuare a dormire sonni tranquilli in breve tempo, però aspettiamo l'ufficialità delle cose. Abbiamo lavorato anche su quello per risolvere il problema. Tra pochi giorni, sindaco, l'inaugurazione della strada a pendolo, davvero sarà una rivoluzione viaria a Pescara. Come sì, cambierà? Anche sulla strada a pendolo ne abbiamo discusso da almeno 20 anni. Non si riusciva a far partire i lavori e non partivano perché non si aveva il coraggio di espropriare i terreni, quindi si cercavano accordi che non arrivavano mai, il tempo passava, e poi le cose rimangono appese e non si risolvono. Io mi sono seduto a un tavolo, ho detto ai proprietari: o troviamo un accordo o i terreni saranno espropriati. L'accordo non è stato trovato, abbiamo espropriato i terreni. I lavori sono in corso, fra 10 giorni saranno completati totalmente e quindi consegneremo alla città una importante arteria viaria che permetterà di collegare San Donato all'ospedale in 4 minuti al massimo, senza passare per il centro della città. E questa è un'altra cosa importante perché, come dicevo prima, le 120.000 macchine che entrano in città pesano moltissimo, quindi se le teniamo anche fuori con una viabilità al contorno, che anche abbrevia i tempi, sicuramente facciamo cose positive. Noi realizzeremo 3 pezzi del pendolo per completarlo, quello che da San Donato va via Salaria Vecchia, quello che da via Salaria Vecchia va alla Tiburtina e quello che libererà finalmente la Pineta dalla strada di via della Bonifica, perché il nuovo pendolo passerà all'atere della Pineta, quindi potremo riaccorpare, cosa di cui si parla da 30 anni, i comparti 4 e 5 della Pineta per cercare di creare un unicum. Purtroppo una parte della Pineta l'anno scorso è stata distrutta, stiamo lavorando adesso per pulirla totalmente, ci sono gli operai che stanno lavorando ovviamente con la massima cura e con la massima attenzione perché ci troviamo in aree delicatissime. C'è un gruppo di lavoro formato da esperti che sta seguendo i lavori in modo tale che ci sia tutto fatto nella maniera migliore e lavoriamo per dare le risposte di cui la città ha bisogno. 3 anni di amministrazione, 3 anni di grandi risultati, però non sono mancate le fibrillazioni politiche interne a questa maggioranza. Abbiamo letto anche, abbiamo seguito sui giornali i rapporti tra Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia. Ecco, attualmente lei ha cambiato anche qualche pedina nell'ultimo periodo. Ecco, come stanno realmente le cose, sindaco? Ma io faccio il sindaco, guardo i risultati e vedo cosa succede in giunta e in consiglio comunale. In consiglio comunale tutti i provvedimenti, anche quelli più complessi, passano tranquillamente senza problemi. In giunta ovviamente approviamo tutto all'unisono, quindi a me sembra che non ci siano problemi. Poi le fibrillazioni personali, i contrasti fra i partiti sono naturali, ci sono li sempre vivo stati da sempre, li vivo, parte. Quindi non mi preoccupo di questo, quello che conta è il lavoro per dare le risposte ai cittadini e queste risposte credo che stanno arrivando e i cittadini se ne accorgono, anche sul sociale, tanti interventi che stiamo facendo per le persone più disagiate, quelle che soffrono, quelle che hanno più bisogno. Non dobbiamo dimenticare che in questi 3 anni, per 2 anni e mezzo, abbiamo avuto la pandemia, quindi la crisi pandemica, i riflessi poi della guerra, la crisi sociale, perché la pandemia ha portato a una crisi sociale,
poi una crisi economica che c'è stata perché le imprese si sono fermate, adesso abbiamo una crisi umanitaria che viene fuori dalla guerra in Ucraina, abbiamo una crisi finanziaria che dipende da questa guerra, si avvicina una crisi alimentare perché avremo difficoltà nell'approvvigionarci del grano, quindi pensiamo un po' quale mondo stiamo vivendo e quante difficoltà ci sono. Ma io non sono abituato a fasciarmi la testa, cerco sempre di risolvere i problemi. L'abbiamo visto con i centri tampone, i centri vaccinali, i buoni spesa che abbiamo consegnato in un giorno, risultati che erano impensabili fino a qualche anno fa e che oggi invece si ottengono nel silenzio del lavoro. Sembrano quasi cose normali, ma non lo sono assolutamente. Come dicevamo prima, Sindaco, fa già un gran caldo a Pescara, gli stabilimenti sono pieni, c'è una grande vita, ma che estate sarà? A Pescara. Un'estate come al solito molto viva, come tutte le estate pescaresi. Io in questi giorni mi sono fatto un giro per gli stabilimenti balneari, sono venuto diverse volte a Porta Nuova e ho chiesto com'era la situazione. Tutti mi hanno detto che non hanno più una palma e un ombrellone da affittare, siamo ancora a tutto maggio. Tutto sold out. Quindi vuol dire che Pescara è una città che attira molto, che piace molto, ma d'altronde l'abbiamo visto. Bandiera blu, il Giro d'Italia, un successo incredibile. Il primo giorno inizia Cartoons on the Bay, che è la manifestazione più importante al mondo di animazione. Verranno da tutte le parti del mondo a Pescara migliaia di persone per un mondo fatato che è quello degli spettacoli, dell'animazione, dei fumetti. E noi abbiamo una storia su questo. Abbiamo una storia perché Pazienza era di Pescara. Come no? No? Quindi il grande. Sta anche nascendo, grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo, il Museo del Fumetto dedicato proprio ad Andrea Pazienza. Ma Pescara ha una storia di vitalità che noi vogliamo rinverdire con tante iniziative che stiamo portando avanti e con quello che si vede in città. Il primo giugno ci sarà una proiezione speciale di Jurassic World, la faranno prima a Pescara e poi a Los Angeles. Il che è tutto dire. Quindi si farà al massimo. Complimenti. Gratuitamente, a mezzanotte sarà la prima. Quindi, insomma, viviamo in una città di tutto e di dove, più. Dove sinceramente, potremmo sindaco, parlare ore lo so. Le cose che ma si purtroppo fa. Il tempo è tiranno, è davvero piacevole parlare con lei qui all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Ma ad oggi lei pensa più a Pescara o alla nuova Pescara? Io penso a Pescara in proiezione nuova Pescara, perché oramai è un dato di fatto, la nuova Pescara è già formalmente esistente. Anche se Montesilvano e Spoltore non si arrendono. Ho visto che in questi ultimi tempi anche Montesilvano e Spoltore hanno preso atto di un processo naturale, ma soprattutto hanno capito che il processo di fusione dei tre comuni avverrà rispettando le particolarità delle singole realtà territoriali, la tradizione, la storia, la cultura e quindi se saremo bravi creeremo una città che si potrà confrontare con tutte le altre città d'Italia a livello altissimo, saremo una delle prime 20 città d'Italia al centro dell'Adriatico, al centro della nazione, con una costa amplissima, con spiagge bellissime, con colline bellissime come quelle di Spoltore, insomma saremo un paradiso terrestre e oggi le persone anche proprio in prospettiva Covid cercano posti dove poter vivere e lavorare bene. Pescara, soprattutto la grande Pescara, diventerà un punto di grande attrazione. Per arrivare alla nuova Pescara e non per fare della fanta politica, Sindaco Carlo Masci, ma si potrebbe prospettare anche un duello che farebbe tornare la competizione elettorale a un decennio, più di un decennio or sono, perché da qualche tempo a questa parte si sta interessando in modo particolare delle vicende della nuova Pescara un senatore già sindaco della città di Pescara. Ci potrebbe essere una sfida tra Carlo Masci e Luciano D'Alfonso? Io oggi vedo Luciano D'Alfonso come vedo Nazario Pagano, come altri impegnati nel portare a Pescara dei risultati importanti per quanto riguarda il discorso della nuova Pescara e collaboro molto sia con il senatore D'Alfonso che con il senatore Pagano che con altri senatori e onorevoli che sono del nostro territorio. Quindi oggi mi preoccupo, facendo il sindaco di Pescara, di avere buoni rapporti con chiunque vuole bene a Pescara
E siccome queste persone si impegnano per Pescara, io sono a disposizione loro, chiedendo loro quello che serve per Pescara. Poi quello che succederà fra 2 anni lo vedremo fra 2 anni. Nel frattempo lavoriamo per Pescara, lavoriamo bene tutti quanti insieme, remando per gli stessi obiettivi, e mi sembra che ci stiamo anche riuscendo. Diplomatico, ed è giusto così. Ma com'è cambiata la vita di Carlo Masci da 3 anni a questa parte, da quando ricopre la carica di primo cittadino del capoluogo adriatico? Non esiste più la vita privata di Carlo Masci. Chi fa il sindaco si dedica totalmente alla città. Anima e cuore. Anche se non volesse dedicarsi alla città totalmente, lo dovrebbe comunque fare, perché non ci sono spazi per altro, ma c'è grande soddisfazione a vedere trasformare le cose in base alle proprie idee, ai propri desideri, alle proprie immaginazioni, ai propri sogni. Questa è la cosa più bella. Questi anni sono stati difficilissimi, perché nessuno poteva immaginare una pandemia, una guerra, quello che è successo. Però noi sindaci siamo rimboccati le maniche, eravamo in prima linea, abbiamo combattuto, credo che abbiamo anche combattuto bene per le nostre comunità. Noi qui siamo riusciti a fare un ospedale Covid che ha salvato tante vite, abbiamo fatto provvedimenti che hanno tenuto Pescara anche molto protetta. Io sono molto soddisfatto del lavoro fatto, anche se l'impegno è stato incredibile, inimmaginabile, faticosissimo. Però quello che conta sono i risultati, certo, e la soddisfazione personale. Ovviamente. Domanda breve per risposta altrettanto breve. Sogna Carlo Masci? E cosa sogna per la sua Pescara? Certo che sogno. Sogno tutto quello che poi cerco anche di realizzare. Pescara io la sogno come una città punto di riferimento d'Italia, perché lo può diventare. Pescara ha delle caratteristiche tali per cui veramente è un gioiello incastonato in mezzo alle montagne, e noi dobbiamo valorizzarla sempre di più, con iniziative, con massima attenzione e con amore che tutti quanti noi ci mettiamo. Complimenti vivissimi a Carlo Masci, sindaco di Pescara, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Grazie sindaco, in bocca al lupo per la sua intensa attività amministrativa. Salutiamo così il sindaco, salutiamo tutto lo staff del ristorante Franco che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!